Benvenuti, oggi parliamo di plusvalutazione cognitiva, che è un aspetto ancora poco conosciuto, però ci sono due disegni di legge che potrebbero portare novità proprio in questo ambito. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Lara Milan, fondatrice di SEM Italy, dottore di ricerca in psicologia, neuroscienze e statistica medica, specialist in gifted and talent education. Benvenuta, dottoressa. Grazie, bentrovati. Dottoressa Mina, possiamo dire che questi due disegni di legge colmano, almeno in parte, un vuoto normativo. Lei è stata audita dalla settima commissione del Senato come esperta. Ci spiega cosa può cambiare? Questi due disegni di legge, sono ovviamente una ottima notizia che tutti noi esperti e famiglie accogliamo nel panorama internazionale, in quanto appunto, come giustamente diceva, vanno a colmare un vuoto legislativo che invece con questi due disegni di legge potrebbe allinearci a quelle che sono le disposizioni europee. Sicuramente il disegno di legge 180 ha molti punti che vanno a incrementare quelle che sono le competenze dei docenti in ambito di Gifted and Talented Education, la predisposizione di piani didattici personalizzati per gli studenti ad alto potenziale, mentre il DDL 1041 propone una sperimentazione triennale che porti nelle scuole delle buone pratiche che potrebbero poi essere valutate da un comitato scientifico al termine appunto della sperimentazione. Per identificare un alunno plusvalutato è necessaria la valutazione di uno specialista, sia nel sistema sanitario nazionale che nel privato, ma la realtà è che ci sono liste di attesa già molto lunghe. Cosa può fare la scuola nel momento in cui manca la valutazione? Può comunque attivare un PTP? Sicuramente la valutazione formale di uno psicologo è un riconoscimento della presenza di un alto potenziale cognitivo. Purtroppo effettivamente ci sono lunghe liste d'attesa e speriamo che il disegno di legge 180 preveda anche l'istituzione appunto di sempre più servizi anche nel sistema na sanitario nazionale che possano accogliere le richieste molteplici che pervengono da molte famiglie. Sicuramente nel DDL 180 è anche prevista una formazione in Gifted and Talented Education per tutti i docenti e la individuazione e la formazione di un referente per la plusdotazione all'interno di ogni scuola. Ecco, sicuramente le competenze acquisite attraverso questa formazione e anche gli strumenti di cui verranno dotati permetterà loro già di individuare l'ipotetica presenza di un alto potenziale, in quanto è dato loro il compito poi, con l'accordo dello psicologo della scuola, di notificare alla famiglia la presenza di questa alta potenzialità. Sicuramente tramite questa osservazione i docenti formati potranno già predisporre un piano didattico personalizzato, come prevedeva anche la nota 562 del 3 aprile 2019. Ecco, un aspetto che però ancora non viene pienamente affrontato è la doppia eccezionalità. Come bisognerebbe procedere su questo aspetto? La doppia eccezionalità è una ancora giovane realtà anche nella compagine internazionale, nonostante esistano molti filoni della ricerca che hanno aperto ovviamente questo nuovo ambito di indagine. La doppia eccezionalità richiede non competenze in Gifted and Talented Education e competenze in educazione speciale, quanto piuttosto una formazione di specialisti in doppia eccezionalità, con la possibilità di implementare strategie didattiche come la doppia differenziazione che sono state appositamente studiate per gli studenti 2E. Oggi li chiamiamo studenti doppiamente eccezionali. Nella compagine internazionale oggi vengono definiti gifted con uno o più difficoltà di apprendimento. Ecco, lo strumento molto utile per gli alunni plusvalutati è il salto di classe, ma com'è possibile realizzarlo e quali sono gli altri strumenti che si potrebbero utilizzare per lavorare al meglio con alunni plusvalutati?
Sicuramente il salto classe è uno dei tanti possibili elementi che l'accelerazione utilizza, ma non è sicuramente l'unica strategia che possiamo adottare. La letteratura internazionale ha ampiamente superato la dicotomia tra accelerazione e arricchimento, partendo dal presupposto che un buon programma per questi studenti ad alto potenziale cognitivo dovrebbe prevedere sicuramente una ottima base di arricchimento, ma anche delle punte di accelerazione. Ecco, chiudiamo con un'ultima domanda. In una scuola che è già molto operata a livello formativo, cosa vuol dire aggiungere altra formazione e qual è il suo consiglio per ottimizzare gli sforzi? Un aspetto importante della pedagogia della Gifted and Talented Education è che a partire almeno dagli anni Ottanta ha dato vita a un filone della ricerca conosciuto come il Movimento per lo Sviluppo del Talento e del Potenziale, che estende le strategie e gli strumenti convenzionalmente utilizzati nei Gifted Programs, cioè nei programmi educativi riservati agli studenti ad alto potenziale, invece a tutto il gruppo classe. Ecco, sicuramente la formazione che i docenti di ogni ordine e grado potrebbero intraprendere per acquisire competenze in questo ambito, potrebbero poi utilizzare parte di questi strumenti e di queste strategie anche per sviluppare i doni e i talenti di tutti gli studenti nel gruppo classe. Grazie dottoressa Milan per essere stata con noi. Grazie a voi.